Io credo che l'Europa si sia concentrata negli ultimi programmi quadro, in particolare in Horizon 2020, su tre principi: Select, Invest, Transform. E quindi ha messo su un sistema che è finalizzato da una parte all'eccellenza scientifica, dall'altra alla leadership industriale e poi a questo stimolo verso le piccole e medie imprese che sono la grande forza del sistema europeo. Ora dovremmo fare un assessment durante lo svolgimento del programma per verificare che effettivamente siamo bravi a fare questa parte, transform. Io credo che il principio di innovazione potrà essere applicato in Europa e soprattutto in Italia solo se impareremo quest'ultima parte del lavoro, che per ora è stata la più difficile in Europa e soprattutto in Italia.